Amici 23. Gaia scoppia a piangere in casetta per Mida. Ecco che cosa è successo nel corso della puntata del Daytime andata in onda oggi, 15 aprile. Nel corso della puntata pomeridiana di Amici 23, abbiamo visto che Gaia è scoppiata improvvisamente a piangere subito dopo il serale. Martina è subito corsa da lei e le ha chiesto che cosa avesse. Intanto lei si era chiusa in bagno e quando è uscita ha detto: "Io faccio sempre finta di niente, ma non è vero, ci sto male". L'amica l'ha rassicurata che non ci sarebbe niente di male in tutto questo, in quanto il sentimento che c'è stato è veramente forte. "Non ci credo tutto quello che è successo e non lo capisco", ha poi esclamato. "Sicuramente a questo mio malessere si è aggiunto anche il fatto che non ho ballato oggi". Amici 23. Gaia scoppia a piangere per Mida. Lui è sparito con me. Nella puntata di oggi, poi, abbiamo visto che il giorno precedente c'è stato anche il compleanno della ragazza e hanno mostrato le immagini di Mida che stava per conto suo. Ad un certo punto, la ragazza ha anche detto: "Non mi ha neanche fatto gli auguri. Lui è praticamente sparito con me e io non lo capisco". Ancora ha ricordato a Martina che lui, quando lei si è infortunata, aveva sottolineato il fatto che Mida avesse la finale assicurata di lì a poco. Ancora, ci sono state delle immagini molto forti nella quali si vedeva palesemente che tra i due ci fosse un vero e proprio gelo. "Sono io il problema", ha esclamato Gaia parlando anche con Lil Jolie che le ha chiesto cosa avesse vedendola particolarmente sofferente. Infine, hanno avuto modo anche di confrontarsi in modo molto acceso. Hanno chiarito, infatti, la famosa questione della sostituzione di Gaia con un'altra ballerina. La ragazza ha esposto: "Per me non c'è più niente da fare. Come fai a dire queste cose? Io te cosa siamo stati?" Mida ha cercato di ricordarle il fatto che una sostituzione con una ballerina sconosciuta fosse ingiusta per lei. Gaia non ha potuto, però, non sottolineare: "Per me lui non ha mai provato sentimento nei miei confronti", che lo dicesse. "A me dà fastidio più di tutto la sua indifferenza". Il giorno dopo, fortunatamente, i due ragazzi sono riusciti a chiarire la spiacevole situazione nella quale si trovavano. Infatti, lui ha ammesso di aver sbagliato, in quanto ha chiarito che il suo pensiero resta lo stesso, ma avrebbe potuto anche non esporlo in quel modo. Lei invece ha sostenuto che quella lontananza e quella freddezza da parte sua non se la sarebbe mai aspettata. Non solo, ha anche sottolineato il fatto che, da un lato, avrebbe voluto che lui mettesse avanti prima lei come persona e poi il gioco.